Grazie a innovazione, creatività e competenze, siamo leader nella progettazione e produzione di imballaggi in carta e cartone. Per contribuire al successo della tua azienda, contattaci allo 0546 51091. Picchetti Fustelle, via Martiri di Felisio 3, Solarolo. Dei giocattoli, la prima che non ho veduto, poi abituato a testa in su a guardare la casa della luna che mi ospitava sempre quando ero un po' giù. Era la seconda casa degli specchi, il riflesso di occhi che nel buio vedo più. Era la casa delle urla, la terza sepolta tra divani impolverati, i vetri appannati e con il gomito privo piccoli spiragli per andare a trovare la luna riflessa sui prati. Era la quarta casa dei dispetti, quelli chiusi nelle mura, ma non li vedi, non li vedi. Camminare negli sguardi, nella bocca dei pentecoli, li vedi spesso dietro i vetri della casa dei curiosi. Del treno, ma non mi sembra vero che tutto quello che succede non importa, purché succeda nella propria e che più di tanto non ci coinvolga. È la sesta casa delle ombre, quella sempre spenta e mai si scopre, mai mai. E quando piove, almeno dopo il sole tornerà. Oh, 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 no, siamo andando. La settimana più bella, quella sempre accesa e sempre aperta, dipinta nei colori della luna, era la casa della fortuna, la casa del sorriso, e già è la casa del sorriso, della fortuna e della bellezza. Non esiste. Che meraviglia! E di nuovo Andalo con una Tambur Battente Show. Ringraziamo naturalmente la regia di Francesco Dardari e il capostruttura tecnico è Thomas Tassinari. Andiamo a conoscere gli ospiti, questa località meravigliosa di Andalo che fa record di presenze.
ti piace Andalo, eh? Moltissimo. Se dicevi di no, te menavo, eh? No, bellissima, bellissima. Bellissima, e appunto dicevo, poi io sono appassionata di cibo, ovunque io vada devo assaggiare. No, non sembra però. No, no, fidati che... No, ma perché lì c'è il sindaco che ti sta ascoltando. No, bellissimo Andalo. Il sindaco ti sta ascoltando. Beh. Ma la cosa che ti piace di più, tutti so, per esempio il palaghiaccio, la piscina, ma... il centro benessere... Più che una cosa mirata, proprio la cura per l'ambiente e per tutto ciò, guarda, che sono i dettagli. Guarda il sindaco, guarda il sindaco. guarda com'è contento il sindaco. Ti sei giocato una settimana qua. Oh, grandissimo, grandissimo. Ma come nasce, scusa Gianluca, un comico? Cioè, per adesso noi abbiamo avuto tanti artisti, hanno raccontato, da bambino suonavo il pianoforte. Abbiamo una grande concertista, ma un comico come nasce? No, mi sento un pochettino in difetto perché loro hanno studiato tanto, io ho praticato tanto, diciamo che la scuola è un pochettino la vita, cioè, dei locali, la gavetta, diciamo, la gavetta è la scuola. Ma quando hai capito proprio di voglio fare il comico? Ho capito quando una cosa che io pensavo fosse un handicap, che era la voce, da ragazzino avevo un po' questa... No, tu hai una voce particolare, eh? Esatto. E io pensavo fosse una cosa che mi togliesse qualcosa nella vita di tutti i giorni, no? E ho scoperto invece che modulandola in un certo modo diventava una dote, e nella comicità è diventata una cosa su cui ho fatto molto affidamento. No, vieni su, vieni, no, passa da dietro però. Abbiamo i rompiscatole, sì, vabbè, lui qui è di casa ad Andalo. Senti, i tuoi personaggi... Allora, se uno guarda Zelig, no? E chiude gli occhi, e arrivi tu e si capisce che è impastato. Beh sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. Il tuo personaggio. No, beh, ma è il mio personaggio con il quale poi, diciamo, ho iniziato a lavorare, farlo diventare una professione, è stato quello del sommelier. Sì. Vabbè, qui sei. Certo. Qui terra di vino, Andalo in Trentino. Il vino principe della regione Trentino Alto Adige. Qual è? Non lo so. Il Cannonau di Sardegna. No, è stato questo perché ho una passione per i vini, tra l'altro. Io ho anche sfruttato l'occasione di venire qua ad Andalo per degustare, insomma, certo, i prodotti. Poi guarda, sei arrivato con un buon gustaio, tutto bene. Sei arrivato con un buon gustaio. No, lui, pensate che adesso il signore che sta arrivando, sembra strano. No, è strano. Ma che fa? È strano? È strano. Ma arrivi o no? Lui... Un attimo. Sembra strano. Buonasera, sei al buio, vieni qua. Vieni qua. Lui ha vinto... Ho sentito dire che lui è un comico. No. Cosa hai fatto? Mi sono fatto male un ginocchio. Ecco, lo sapevo io. Buonasera. No, lui, amici, ha vinto un premio Oscar con Mediterraneo. Ve lo dico. Senti un po', ma avevamo deciso che questa edizione l'avrei presentata io. Mi trovo qua con un giornale sulla stacca e mi hai bidonato anche stavolta. Esatto. È venuto qua il mio amico, grandissimo attore. Grande applauso a Gianluca. Grazie, Gianluca. Grazie. Grande sommelier. Però, sì, esatto. Io un bravo cuoco. Lui. Infatti, quando facciamo dei pranzi e delle cene, buonasera. Anche buonasera. Sì. È un grande si vede, successo. Si vede. No, scusa, si vede che ogni anno ingrassi. No, cioè, non è vero. Perché oggi ho mangiato... Saluta il sindaco, no? Ci conosciamo, buonasera. Le saluto anche le belle signore. Buonasera. Sì, così guarda le telecamere. Francesco sarà strafelice. Allora, ti presento la ragazza a livello... Tra l'altro è anche molto... Ma non cambiare discorso. No, non dovevo presentare io. Perché siete qua sul... tu arrivi sempre in ritardo. No, in ritardo perché ero... Infatti... Pensa un po', questa ragazza che fa anche la modella, tra l'altro è amica di Giada, Carlotta Rossignoli, ha ricevuto il premio Alfiere del Lavoro, perché quindi sei Cavaliere del Lavoro. Alfiere del Lavoro, perché il titolo di Cavaliere del Lavoro viene assegnato a chi è già nell'ambito lavorativo, Alfiere nell'ambito della carriera scolastica. Dopo Alfiere diventi Torre. Quindi tu sei stata la ragazza, tu sei di Verona, infatti, sì. Tu sei l'anno scorso la ragazza più brava.
Sì, sono stata premiata dal Presidente della Repubblica per la mia carriera scolastica, perché tutti e quattro gli anni di liceo ho avuto la media del 10, da autodidatta sono riuscita a dare la maturità col 100 e lode, e l'unica in Italia con questi risultati. No, guardo, guardo. Io l'unico 7 che avevo era in condotta. No, ma come si fa a essere così bravi a scuola? Secondo me la cosa fondamentale è la passione. Se non c'è passione si fa fatica ed è difficile. E poi naturalmente tantissimi sacrifici, tantissimi sforzi, dare sempre il meglio di se stessi, però anche non rinunciare ovviamente alle proprie passioni, agli amici, alla famiglia, che sono fondamentali. Hai il fidanzato, quindi? Per adesso no, non felicemente single, però ho tanti amici. Felicemente single. Ma tu a scuola eri bravo, Gianluca. Io ero bravissimo, però poi ho deciso che ero troppo bravo e quindi non ci andavo spesso a scuola. No, invece quando mia madre andava a parlare con gli insegnanti diceva: è un bravo ragazzo, è intelligente ma non si apre. Non si apre. È una frase storica, un modo carino per dire che non eri portato. Io facevo la cartella, prima mettevo la roba da pallone, poi se ci stavano i libri mettevo i libri. Un disgraziato proprio. Però sono venuto fuori abbastanza normale, credo. No, signor sindaco, lei cosa dice? È perfetto per noi, il nostro grande testimonio di Andalo, sempre lui. Certo, Andalo conosce tantissimi nostri concittadini, soprattutto i ristoratori. Diciamo. Esattamente, sì. Nostro amico del faggio. Sì, così dopo stasera va a mangiare gratis, capito? Capito? Io ho detto non e fare poi, pubblicità. Però ci sono degli impianti sciistici veramente straordinari. Sì, perché tu sci. Io sono un campione. Tu fai la valanga. Come? Dai. Sono venuto anche con Cristian Ghedina. Ho capito. Appunto, Cristian Ghedina, sì. Ma qua ci si diverte molto, si sta bene, si mangia bene. Ci sono delle persone straordinarie. Ecco, sindaco, dopo le dovrà offrire. Perché Andalo? Il turismo naturalmente è un po' insomma, in crisi in alcuni mesi dell'anno. Noi non riusciamo a fare turismo almeno 10 mesi all'anno. Io parlo anche delle spiagge. Invece perché Andalo? Ma qual è il successo? No, lo dica anche i suoi colleghi. Perché abbiamo un grande testimonial di Andalo, quello dobbiamo dirlo. No, a parte gli scherzi, ad Andalo ci siamo focalizzati ormai da parecchi anni su una clientela, su un target molto specifico che sono le famiglie. Le famiglie, quindi i bambini con i loro genitori, i loro nonni, i loro amici, scelgono sempre di più Andalo sia in estate che in inverno. Se gli impianti di risalita, che le strutture ricettive, gli alberghi, ma anche l'Andalo Life Park, dotato di parecchi servizi specifici per i bambini, è molto apprezzato, e vediamo che queste strutture vengono scelte da tante famiglie che poi ritornano anche nelle stagioni successive, e vediamo che questa scelta che abbiamo compiuto assieme tra albergatori, comune e anche impiantisti si è rivelata vincente, perché i risultati di queste ultime stagioni ce ne danno ragione, insomma, quindi siamo contenti di questa scelta. Quindi grandi record, è una delle località più conosciute, credo la terza in Europa. Credo che abbia sia il centro dolomitico con più alberghi in assoluto. Anzi, come 70. Località turistica abbiamo una sessantina di alberghi e 800 abitanti. 1000 abitanti. Abbiamo superato i 1100. Ah, ok. A fine dicembre. Un ristorante strepitoso. E due cene. Promuoviamo. Tanti ristoranti strepitosi. Dove si sta bene, con gente molto, molto cordiale. Ecco, altra cena. Questi giorni venivamo io e il mio amico Gianluca qui e diciamo: io verrò a morire. Ecco. Gianluca, no. Cosa ho detto? Nel senso. No, assolutamente. Sei ancora giovane. No, sì, lo so, però. Lo sai che quando lui va in giro con le gemelline, cos'è che ti dicono? Io ha due gemelline. Di 8 anni. E cosa ti dicono? Benedetta e Ludovica. Però salutiamole. Da quando le portavo all'asilo, attento al microfono. Col passeggino doppio. La gente mi fermava: oh, ma come sono carine, come si chiamano? Benedetta e Ludovica. Ah, ma come sono vestite bene. Lei è veramente un nonno fortunato. Che gioia, eh? Senti, Carlotta, tu hai conosciuto un tal Luciano Baietti. Professore bravissimo, eccellente, col quale abbiamo avuto... Sì, alla vita in diretta, sì. A 70 anni, ha 15 lauree. Sì. Pensate un po', tu quante ne hai? Neanche una.
Che senti, anche solo una per me basterebbe. No, l'ho portato, poi un po' così, poi il calcio, lo sport. E dai. M'hanno traviato, la cucina, tantissime cose. Però insomma adesso sto recuperando, cercando di informarmi io per i fatti miei. E, mi fai ancora il sommelier, che è troppo... Bene, beh, buonasera, i grandi vini, ve lo dico io, i grandi vini sono quelli che prendono esattamente la forma del bicchiere in quest'anno. Questa è una cosa che dico sempre, quindi insomma... Un applauso a Gianluca. Sono di bocca buona, via. Oh, adesso sicuramente Gloria conosce questo autore napoletano, pensa lui, andò anche alla corte inglese alla fine del Novecento e fu più assunto dalla regina, e lui scriveva romanze da salotto, era di origine abruzzese, amico di D'Annunzio, e queste romanze da salotto, tu immagina a fine Novecento tu seduto col sigaro in bocca, il whisky, il cognac davanti al fuoco ad ascoltare queste romanze del grande Tosti. Adesso io vado a incontrare questo soprano che è molto giovane, eccola qua, prego, la signorina Cicoli, che ci presenterà un brano veramente unico di questo grande artista che è Tosti, amico anche, ripeto, di D'Annunzio, grande abruzzese ma poi vissuto a Napoli, che grazie, è Malia, giusto? La signorina Cicoli accompagnata al pianoforte dal maestrissimo Marco Santiago. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro, un arcano poter nel toccarlo il mio cuore. Thank you.
Nicole Martini. Brava Nicole, naturalmente vogliamo sottolineare che abbiamo rispettato le leggi italiane per quanto riguarda un minorenne, è presente la madre, il papà e quindi siamo rispettosi della legge italiana per quanto riguarda, perché tu hai 12 anni, no? Sì. Io faccio molto bene anch'io questa, adesso una volta le facevo meglio. Sì, ma infatti alcuni anni fa noi due ce la caviamo. Sì, poi il mio ortopedico ha detto smettila perché ti spacchi il femore. Sei comunque snodato, Daniele. Sì, ma chi è che ti ha insegnato? Aris Makaggi e René Rodogel. E tu fai parte del circo? Miranda Orfei della famiglia Darix Martini. E tu sei stata già nostra ospite qui ad Andolo alcune settimane fa. E mi hai detto che a scuola sei brava, perché hai 8 anni, però scusa, hai la media dell'8, scusa. Sì, me la cavo. Sei una perfezionista. Abbastanza, dipende in cosa fai. Sì. In questo lo sei, si vede perché sei sempre più brava e snodato ogni volta che ti vediamo. Abbastanza. Vedi, è una perfezionista. Grazie mille, grazie. Adesso devi andare a nanna, grazie. Allora, andiamo un attimo dagli ospiti, perché abbiamo una notissima, si può dire circense, si può dire, che abita a Palermo, giusto? Sì, sono residente a Palermo. Residente a Palermo. E lei, Tamara, lavora coi cavalli, sì, giusto? Posso dire lavora coi cavalli, no? No. Beh, diciamo che interagisco con i cavalli, mi occupo dell'addestramento e... Quindi lei è una cavallerizza? Sì, sì, lavoro con i cavalli libertà e alta scuola. Però mi occupo un po' di tutti gli animali del circo. Quindi lei è mamma dei figli? Sì, sì, Nicole. Ah, Nicole è sua figlia? Sì. Ah, che bello. Ma come fa un bimbo a tutte poi la scuola? Allora, è una cosa un perché po' particolare. Perché voi vivete sempre, vabbè, sì. Lei, giustamente, le ho chiesto, abita a Palermo, fa la circense, cioè, diciamo, a casa a Palermo, però gira tutta l'Italia. Sì, sì, infatti a casa non ci siamo mai. E i bambini frequentano le scuole in ogni città che noi ci fermiamo a lavorare. Praticamente abbiamo un quaderno di iscrizioni che portiamo in direzione e loro vengono iscritti e i docenti fanno le valutazioni e con questo quadernino noi a fine anno ci presentiamo e facciamo le verifiche o chi deve fare gli esami fa gli esami. Ha dei fratellini, Nicole? Sì, un fratello più piccolo di 8 anni. Anche lui inizia? Christian. Sì, sì, è già un bravo equilibrista, un funambolo. Ah, ma quando vede i suoi figli naturalmente dentro l'area, si può dire arena? La pista del circo. La pista del circo. Beh sì, l'arena, la pista del circo. Lei è emozionata? Sì. Molto. Vabbè, penso sia normale vedere un figlio fare lo stesso tipo di mestiere. Ma lei farebbe un altro lavoro? Consiglierebbe ai suoi figli un altro lavoro? Tra virgolette, io ho fatto anche un altro lavoro. A parte che lavorando con i cavalli conosco tante persone. Io ho aperto un centro di addestramento e mi sono fermata per un periodo. Ho lasciato il circo. Però poi la... Diciamo che un po' i casi della vita mi hanno riportato a... Però sentiva la mancanza del circo. Beh, sicuramente mi mancava la pista. La pista e senta, oggi la pista che i bimbi, scienze, sì. Vabbè, sono dire, per questioni, vengono... Il pubblico è sempre numeroso, no? Però i bimbi oggi forse preferiscono lo smartphone o altre cose. Beh, sicuramente stanno cambiando i e tempi. E non vivono più l'emozione. Sì. Purtroppo sì, un po' si sta andando a perdere. Noi cerchiamo di mantenere la tradizione con l'innovazione. Infatti abbiamo aggiunto delle attrazioni un po' particolari. Abbiamo un Transformer, che è una macchina che si alza 8-9 metri. Abbiamo un King Kong che si alza sempre 8-9 metri, per integrare un po' il moderno con il tradizionale. Io stavo pensando, ma che bello il circo d'inverno sulla neve. Ma perché dopo non si mette d'accordo col sindaco? Però certo, io dovrò volentieri. Fare uno sconto però, qui c'è l'area per i circhi. Sì, sì, ho visto, già trovato il terreno. No, mi raccomando, si faccia dare il numero del sindaco, perché certo. Il circo d'inverno è fantastico. Dopo mi raccomando, per le famiglie, però che sconto, 30, 20? Sì, farei un prezzo particolare, un prezzo di favore. Senti, Gloria, fra un po' tocca a te, perché ci devi deliziare. Tu devi sapere che, Gianluca, che lei gira tutto il mondo. C'è un paese dove non sei stata? Sì, Nuova Zelanda. Ah. Io ci sono stata. Tu sei stata? Sì, no, qualche parte dell'Asia. Però cioè, il mondo l'hai girato tutto. In un anno quanti voli prendi?
Circa 200. 200 wow. Voli aerei, sì. Quindi 200 alberghi. Beh, 200 voli calcolando andata e ritorno. Andata e ritorno, oppure... quindi un centinaio di alberghi. Sì. Quindi si può dire che tu vivi in albergo, anche perché tu sei fuori casa 300 giorni, anche forse di più, sì, all'anno. Tu immagini un po' il fidanzato che non la vede mai. E, però Andalo ti ha colpito, me lo dicevi moltissimo, oggi. Moltissimo, moltissimo, moltissimo. Ho lago, detto da Gloria Campanella. Molveno, il lago di Molveno. Anche il lago lì. Di Molveno. Ecco lì il sindaco un po'. Ah, ecco, no, no, no. Ho già sbagliato. No, però mi ha colpito. Sono 5 comprensori, quindi vanno molto d'accordo fra di loro. Moltissimo. Quindi dopo cosa ci farai fra pochissimo? Cosa ci farai sentire? Un brano? Ma pensavo... ha un piccolo brano di Schumann che è il mio compositore preferito, mm-hmm, e siccome è anche il mio ultimo disco, il mio ultimo album è, che sta per uscire, sì, sta per uscire, ed è tutto dedicato a questo compositore con l'Orchestra della Fenice e al concerto di Schumann con l'Orchestra della Fenice, e poi ci sono un piccolo ciclo pianistico che si chiamano le Kinderszenen e sono dedicate ai bambini. Tu pensa che lei... e farei uno di questi. Poco tempo fa ha suonato la Fenice e gli stilisti, vai a vedere su internet, hanno fatto a gara per vestirla. Poi a 12 anni ha suonato con l'orchestra sinfonica, a 4 anni ha iniziato a suonare il pianoforte, e quindi insomma è veramente, facciamogli un grande applauso perché è una pianista, è un vanto per l'Italia. Tu hai iniziato con i Turbolenti. Sì, ho iniziato con i Turbolenti, con un gruppo, eravamo 4 amici. Devo dire che mi sento un po' in difetto, perché devo dire che la comicità, rispetto a tutte le altre, i talenti che ci sono qua, sono forse si avvicina più al circo. Non c'è una scuola. Tu avete fatto anche Zelis, abbiamo fatto tanto Colorado. Totti è stato nostro ospite. Sì, beh, certo, io ho fatto il Capodanno qua ad Andalo. Sì, sì. Ti ricorderai sicuramente. Certo, Zelis. No, ma ci sono ancora le... non so, ti sto dicendo sì, che sì, sono sì, là. Sì. Con la Utzinger. No, quella volta era su Italia 1, sì, sì. No, dico, vuol dire che rispetto a tutti i talenti che sono qua, la comicità non ha una scuola, non è che tu puoi imparare a scuola, è un tipo di arte. Una vocazione, mm-hmm, che hai da dentro. È una vocazione che, diciamo, viene sviluppata attraverso l'esperienza sul campo. E insomma, devo dire che di figuracce ne abbiamo fatte tante, insomma, ma si passa, bisogna passare da quelle, ecco. Tu poi hai vinto anche il Festival Nazionale del Cabaret, premio Charlot, Chicco d'Oliva, Mariello, sì, l'uomo dei misteri, sì, cioè? Ma io sono, allora, devo dire che queste due persone sono nate dalla passione che ho per il vino e per la storia. E la storia è un bacino molto, quasi inesauribile, di aneddoti, di personaggi che possono essere poi trasportati nella comicità. Io ho utilizzato una maschera, che Mariello, con la voce di Cristiano Malgioglio, che poi ho incontrato e glielo dissi anche, e mi aveva ispirato questo personaggio. E come fa? Beh, buonasera, veramente chi accoglienza... Amici di Andalo, che accoglienza, veramente mi fate sentire in un centro di accoglienza, grazie, veramente straordinario. Senti, e poi hai scritto anche un libro. Sì, ho fatto un libro che... Chicco d'Oliva. Era il Che tracannata signore, dove io facevo le recensioni di questi vini fantomatici, come il Canonato di Sardegna di Andalo. Sì. Fantastico. In maniera, diciamo, possibilmente più comica possibile, ecco. Sei pronta? Allora ti devi togliere, vuoi togliere il microfono? Allora fra pochissimo sentiremo... Mi hai illuso, mi hai detto togliti, cioè il microfono. No. Io mi ero illuso un attimo. Sì, guarda, il fidanzato è molto geloso. Fai finta di niente? No, fai finta di niente. Il fidanzato di Gloria è molto, molto, molto geloso. Ma io non sono... lo so, anche quindi, perché 10 giorni all'anno la vede, quando mai. Prego, Gloria. Allora, adesso ci farai sentire Schumann. Sogno. Thank you.
Eccoci tornati nel siparietto magico. Sindaco, salve. Io devo farle veramente i complimenti. Sia qui perché assisterete adesso ad un piccolo effetto magico e poi dopo parleremo un attimo. Complimenti veramente per Annaro perché è una città fantastica, poi è tenuta benissimo e sono stato qui qualche giorno, veramente da Dio, vero Giada? Assolutamente, sono pienamente d'accordo con lui. Allora, sì, io ho avuto un rimprovero, cari amici, anche da casa, dalla nostra costumista, perché dice, tenuta un po' militare, dice però sto fazzolettino me l'ha detto poco prima me l'ha detto poco prima di salire. Però sindaco, mi sono fatto prestare un cappello da football così da uno spettatore, ho detto vediamo un po' se riesco a rimediare, va bene, perché sì. I maghi di solito cercano al volo di rimediare un po'. Fazzolettino verde che insomma effettivamente non ci sta tanto bene, basta metterlo dentro, fare così, un soffio magico, 1, 2, 3, tac, e diventa praticamente bianco. E beh, questo va bene perché con la maglietta meglio, bianca comunque, sta esatto. meglio. Sì, molto. Grazie anche da casa. Però, sindaco, io le volevo fare un piccolo cadeau. Questa è una mia invenzione, si chiama praticamente Magic Tower, la torre magica, è un gioco di magia. Lei mi deve fare una promessa. Prego. Prossimo anno mi farà vedere questo gioco di magia e faremo un gioco assieme, Quindi glielo regalo, è una mia creazione e adesso noi, grazie. Non per questo abbiamo qui il sindaco di Andalo, ci vediamo la cartolina di Andalo. Prego regia. Andalo, dove la vacanza è un'arte. Immersa nelle Dolomiti del Brenta, Andalo è una delle comunità turistiche più conosciute in Europa grazie alla qualità del suo turismo. Goditi le vacanze scegliendo ogni giorno tra sport, natura, storia e cultura. Andalo ti aspetta con le sue piste e i suoi impianti di risalita nel cuore della città. Vivi Andalo scegliendo tra le tante attività e servizi. Piscina, beauty, sauna, solarium, body fit, palaghiaccio, sala giochi, cinema e tanto altro ancora. E non ti scordare di richiedere la card Andalo Vacanze per usufruire dei tanti sconti e servizi gratuiti. www.andalovacanze.it. Guarda sindaco, io sono affascinato dalla vostra presenza naturalmente, ma avere delle persone, delle ragazze così belle, cioè Giada, Carlotta, Gloria, la signora Tamara, cioè per Andalo è, no? È bello avere qui Ugo, avere tutti gli altri ospiti, però sì. Insomma avere queste certo. belle ragazze presenti qui ad Andalo è un plus di cui facciamo... Allora, io e Gianluca e il sindaco abbiamo deciso di dedicare a tutte le donne naturalmente, non è, a tutte le donne impegnate che si occupano anche della propria famiglia, anche alle casalinghe spesso dimenticate, ma anche a queste persone che portano in giro nel mondo, diciamo, il Made in Italy, quel pezzo di Ligabue, Piccola Stella... Proprio un 30 secondi dedicato a loro, dedicato a voi. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che vuoi o in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero tenerti nel loro buio e ti brucerai, piccola stella senza cielo, ti mostrerai, ci canteremo mentre scoppi in volo. Sai che mi sei bravissima, brava. Una voce pazzesca, la vogliamo portare a Sanremo. Sai che mi sembra di essere un po' Marzullo, sono Marzullo, sei ti ringrazio. Mi mancava questa, ti ringrazio, grazie. È un tuo amico, Ugo. Allora, stiamo naturalmente dialogando con Ugo perché lui fa il direttore di scena, adesso è piazzato lì. Ok, allora, sì, sei senza microfono però. Allora, ma cosa dici? Carlotta. Carlotta, ti posso fare una domanda veramente stupida, certo, che da Gianluca certo, dirà, potevi anche fare a meno. Ma tu, ti è mai capitato di avere un corteggiatore, beh sì, tutti i giorni, che però è corteggiatore perché è interessato, così tu gli passi i compiti?
Allora, spesso naturalmente da sempre a scuola c'è chi se ne approfitta, chi magari sfrutta un po' la situazione. Però io sono stata fortunata da un lato, i miei amici magari mi hanno chiesto una mano, un aiuto, e quindi quando si può aiutare si fa sempre. Ovvio che non sono mancate anche queste situazioni, però io ho sempre cercato dove potevo di aiutare, magari evitando spiacevoli situazioni. Allora, adesso qui c'è uno scontro fra TV nel Veronese, sì. Perché tu sei a studio... Sono a Telearena. Telearena, esatto. E fai un programma sportivo. Chievo e Verona, sì. Non siete messi benissimo. No. Tu invece? Io sono a Telenuovo. E anche io seguo le dirette sportive dell'Hellas Verona e del Chievo. Ho capito. Quindi c'è proprio una rivalità. Siete antagoniste. Antagoniste nell'ambito lavorativo, ma non nella vita. Assolutamente no. Ma assolutamente. Chi è che ha più ascolto? Telenuovo è quella più ascoltata perché prende anche in certe zone del Trentino. Tu, solo per quello però. Tu Verona solo? No, Verona, anche Mantova, a volte anche Mantova. Brescia, sì. Beh, lei va un po' giù, tu invece vieni verso il Trentino, quindi poi anche Vicenza, ad Andalo. Padova. Ad Andalo si vede. Credo di sì, ma sicuramente, vero? Sì. Ah, ok. Intanto noi salutiamo... Vicenza, Padova. Sì. Salutiamo invece RTTR che... va in onda il programma su questa importante emittente, tutti gli editori delle 150 emittenti in Italia più l'estero e gli italiani all'estero. Tu fai anche tournée all'estero? Sì, vado a Lugano a fare spettacolo, ovviamente. Senti, ma siamo quasi là? No, ancora no. E, vabbè, tu hai detto, Daniele, non ti preoccupare, perché sai, sono cose un po'... Tu sei stato alla Grande Fratello VIP. Sono stato al Grande Fratello VIP. Io non ci volevo andare. Quando mi hanno chiamato mi hanno detto ti va di fare il Grande Fratello? Io ho detto no, non mi interessa, TV spazzatura, è trash, non ci vengo. Poi mi hanno detto quanto guadagnavo e gli ho detto dove devo firmare. Quindi è stato abbastanza facile, insomma. Ed è stata una bella esperienza. Io tra l'altro, se dovesse capitare a chiunque... A Carlotta, per esempio, o a Giada. A chiunque. No, io sono favorevole a questa esperienza, perché è un'esperienza che dal punto di vista poi televisivo viene poi strumentalizzata e viene poi messa alla merce del pubblico. È vero. Però è un'esperienza che a livello personale ti dà molto. Ti dà molto. Quando escono dalla casa, quindi è proprio... Chi hai sentito? Dai, chi hai sentito? Beh, quelli che ho seguito quest'anno. Dove? A Grande Fratello. Cioè, li conosci? Giulia Dell'Ellis. Moser. Moser, il papà abita qui, ma è venuto qui, non so se puoi fare gossip. Sì, beh, è venuto ospite anche qui da noi tante volte. Sì, ma il figlio è venuto qui con la... Sia Ignazio che Carlo, entrambi figli che sono... No, la fidanzata di... Lei non l'ho ancora vista. Ecco, allora adesso ti do una notizia. Lo voglio dire agli amici a casa. Qui ad Andalo, il sindaco non lo sa, qui ad Andalo abbiamo portato tantissimi ospiti, adesso non voglio fare l'elenco, dal principe Medeo di Savoia. Abbiamo portato i Modà, l'anno prima del successo, e un anno venne Cecilia Rodriguez. C'era, mi ricordo, Mirko Casadei e ballò il valzer con un nonnino. No, te lo voglio dire, cioè prima di... come si chiama? Il figlio di... Ignazio. Cecilia è venuta ad Andalo. Lo sapevi? No. Stette qui un pomeriggio. Perché invece che portarceli sempre prima, cioè magari ce li porti anche subito dopo? Ho capito. Giustamente, è una domanda lecita. Vabbè, Andalo non ha bisogno Andalo ha sicuramente tantissimi fan, di questo ne siamo... Però il circo, mi raccomando, io ci terrei a fare il circo d'inverno. Senti Carlotta, vai, quindi continuerà però questo scontro titanico fra... Sempre. Adesso andrai all'università. Sì, ho appena concluso il primo anno di medicina in inglese al San Raffaele, giusto tra un paio di settimane inizio il proprio secondo. Proprio per non mancarsi nulla in inglese. Perché secondo me adesso, al giorno d'oggi, l'inglese è fondamentale. E l'idea è quella di fare un master all'estero, però poi senz'altro di tornare in Italia, al mio paese. Tu sei figlia unica? Sì, figlia unica. Se avere delle figlie quindi, così... tutte le attenzioni dei genitori concentrate su di me. E quindi medicina, però poi la specializzazione in... Da un lato mi piacerebbe, come dicevo prima Gianluca, psichiatria.
perché sono interessata. Ah, perché proprio Gianluca lo dicevi? No, chiacchieravamo prima, che appunto è stato un piacere conoscerlo. E psichiatria da un lato, dall'altro però, perché appunto sono appassionata di sport, non sarebbe male nemmeno il medico sportivo, magari in una squadra di pallavolo, di calcio. Allora io ti do una news: fra pochi mesi andranno, non sto scherzando, andranno in pensione 80.000 medici di base. Purtroppo medicina ha fatto un errore, qui i politici hanno fatto un errore enorme, che hanno messo il numero chiuso. Esatto. Fra un po' dovremo andare a prendere i medici all'estero, mancano anche infermieri. O non avremo più una sanità come abbiamo ad oggi, oppure è un problema enorme. Quindi i medici di base aumenteranno il massimale, da 1.500 arriveranno forse a 2.000, quindi hai fatto bene a scegliere medicina e noi chiediamo ai politici di togliere il numero chiuso. Ecco, perché così ci iscriviamo anch'io e Gianluca. E anche noi la terza età ci scriviamo. Sì, esatto. Però noi scegliamo il cinese, cioè tu hai scelto l'inglese, io lui il cinese. Passo, capito? Io russo. Perché non fai il chirurgo, scusa? Anche il chirurgo non sarebbe forse male, meglio il chirurgo. Però a me piacerebbe più l'approccio diretto col paziente, perché sai, Daniele, vabbè, più diretto di così. No, è brutto da dire, però col chirurgo, come dire, tagli, cucisci e è fatto tutto. Invece magari se hai il proprio studio come psichiatra, magari anche dermatologo, oculista, c'è più il rapporto, umano. Esatto, umano. Dialoghi, parli, una parola in più che secondo me è fondamentale nell'ambito del medico, nel lavoro. Però anche il chirurgo non sarebbe male, ma sai, la strada è lunga. Gloria, nei prossimi giorni tu dove andrai? Certo che io, ragazzi, il viaggio più lungo che ho fatto è Ravenna-Andalo. Cioè, che cosa? Questo mese? Sì. Vado a Berlino domani. Vabbè, Berlino è una passeggiata. Festival di Ascoli Piceno fra 4 giorni, poi Giappone e Corea. E quindi Giappone e Corea? Fino al 12 ottobre. Ah, ok, quindi poi dopo naturalmente continuerai con la tournée. Scandinavia, Polonia. Senti, e fra un po', lo ricordiamo, uscirà un CD, un tuo CD. Sì, il mio ultimo album per Warner Classics. Tutto dedicato a Robert Schumann, per cui, e si chiama Home perché è stato registrato a Venezia, che è la mia terra natale, con l'orchestra della Fenice. Sì, di Mestre, però diciamo che io Venezia. Io sono di Jesolo in realtà. Jesolo. Però insomma diciamo che è l'orchestra principale di quella zona ed è anche stato inciso, la parte solistica è stata incisa su un pianoforte Fazioli, che anche questo è prodotto lì vicino, e sono i gran coda Fazioli, sono l'eccellenza del pianoforte italiano. Per cui quante eccellenze abbiamo in Italia? Quante? Disco così. Senti, la tua mamma si chiama, la tua mamma? Marina. Marina, la salutiamo. Marina, sì, un'eccellenza invece nel vino? Beh, il Teroldego. Abbiamo qua, è una zona molto importante, anche la denominazione di origine contratta, la Trento DOC per quanto riguarda gli spumanti. Beh, qui abbiamo, cioè devo dire che l'Italia come è l'unico paese al mondo, adesso faccio quello che sta di vino, ma è un paese dove i vitigni autoctoni sono tantissimi e sono unici e non dispersi in tutto il resto del mondo. Quindi abbiamo delle realtà enologiche uniche, che non sono riproducibili nel resto del mondo. Peccato che l'Europa ci sta un pochino da questo punto di vista. No, ma dal punto di vista enologico siamo all'avanguardia. No, ok. Però per esempio nelle vongole... Vabbè, lasciamo il discorso troppo lungo. Ma sai, le vongole... Che cazzo c'entra con vino? Allora, siamo in chiusura. Vieni, Giada. Bellissima, bella Gianluca. Allora, siamo in chiusura. Ringraziamo naturalmente Maria Teresa Lanzetti, Graziella Lanzetti e naturalmente la regia di Francesco Dardari e Thomas Tassinari. Lei arriva, lo sai, dalla Campania, è napoletana d'origine doc. Io arrivo dalla Puglia, finalmente. E ci canta? Che il canto Amore Unico, Unico Amore. Amore unico di Mina. Beh, no, Giada, non volevo dirlo perché... Giada, alla prossima, che Dio ci benedica. Grazie. Mi
quanti sensi, amore mio. Amore figlio di altri tempi, amor del cuor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore libero, così bugiardo e così vero. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre padrone della nostra vita. Amore vento nelle mani, amore di parole al vento, che aspetti a stringermi fra le tue braccia. Amore mio, dove non tramonta il sole esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via tra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo già e ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo. Amore senza una ragione, senza via d'uscita, impossibile padre padrone della nostra vita. Grazie.